passione, Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beati le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Il corteo condannato avanza, con scorta, soldati dal pugno di donne in lacrime, donne salite dalla Galilea alla città santa, con lui e i discepoli. Conoscono quell'uomo, hanno ascoltato la sua parola di vita, lo amano come maestro e profeta. Speravano che fosse lui a liberare Israele, non lo sappiamo, ma ora piangono quell'uomo, come si piange una persona amata, come lui aveva pianto l'amico Lazzaro. Egli gli accomuna la sua sofferenza, una nuova luce illumina il loro dolore, ed ancora una volta le donne sono espressione di una dolcezza che sa condividere, che sa partecipare nel profondo. E tu, Gesù, orienti questo dolore, orienti questo pianto, e fai di queste donne le presenze nella storia, capaci di cogliere il dolore. Piangete sui vostri figli, tu ripeti loro, e quei figli siamo anche noi, e ogni uomo che soffre e muore sulla terra. Tu invidi a piangere su ciascuno di questi dolori, cioè a non abituarsi al male, a non imparare a convivere con esso, a non divenire indifferenti davanti al male, ma a saper condividere fino in fondo, sapendo che tu hai vinto il male, che in te c'è salvezza, c'è vittoria, c'è vita nuova. E sul pianto di donne è come donne di Parto Oriente che soffre e geme in attesa della nuova creazione. Ciascuno è invitato a innestare i rami secchi dell'umanità sul tronco di vita che sei tu, da cui effonde, come dolce fluvio, la linfa della grazia che tutto fa vivere. Così il legno verde riavrà la vita e il legno secco ne sarà partecipe. Gesù, dei giudei e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù, lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della Parascene e già splendevano le luci del sabato. E dopo il rumore, il frastuono, lo squarcio del cielo e delle anime lì presenti con te, ecco tornare il silenzio, un silenzio più assordante di un rimbombo. Tutto è finito, tutto si è compiuto, come tu stesso hai detto, e siamo spettatori inermi e sbigottiti di un finale che non avremmo mai voluto né pensato.
Dopo averti seguito in tanti luoghi, lungo le strade della Galilea, dopo averti acclamato come nostro Re e Salvatore, eccoci ora intorno a quello che resta, il tuo corpo ferito e martoriato, un cadavere su cui piangere. Siamo rimasti in pochi, troppo pochi, impauriti e spaventati, senza una guida, senza una parola, senza una speranza. È vero, Gesù, tutto si è compiuto per te e per noi. Ma in questo momento di dolore e di disperazione, ecco arrivare una presenza inaspettata. Un uomo si fa avanti in mezzo al drappello di soldati e di curiosi. Non è uno di noi, uno dei tuoi più fidati, ma è un uomo che da un po' di tempo ti segue da lontano. È una persona in vista, uno del Sinedrio, forse qui per controllare, per vedere se davvero è avvenuta la tua esecuzione. Invece no, Giuseppe d'Arimatea si avvicina con in mano un lenzuolo. Gli occhi attoniti e sconvolti raccontano il dolore che sente dentro di sé e che non vuole nascondere. Cala il tuo corpo dalla croce, Gesù. Toglie i chiodi che ti hanno trafitto e ti avvolge con cura nel lino. Non ha paura degli sguardi dei presenti, non teme il giudizio degli altri del Sinedrio che osservano la scena. Giuseppe si prende cura di te, Signore, e in quell'abbraccio vuole dimostrare l'amore e la gratitudine che sente per te. Ti depone in un sepolcro nuovo che lui stesso ha comprato per te. Non poteva far tanto, non poteva far molto, ma ha compiuto tutto quello che poteva per te. Ha dato il suo denaro? Sì, ma non solo quello. Ha rinunciato a se stesso, alla sua posizione, alla sua sicurezza e ha scelto di seguirti, proprio qui. Proprio adesso, quando tutto sembra perduto, Giuseppe ti segue ancora, lui ci crede ancora. Nel suo cuore c'è la convinzione che adesso, forse ancora più di prima, vale la pena di spendere la vita per te, vale la pena di donare se stessi con amore, come tu ci hai mostrato. No, Gesù, non è la fine, questo tuo corpo... La disperazione che ci assale e che ci tiene bloccati. No, non è la fine. C'è ancora qualcuno disposto ad andare avanti, a seguire la tua strada, a donare se stesso per amore, al di là della paura, al di là dello sconforto e della disperazione. Giuseppe, tu sei per noi un testimone di speranza e di fedeltà. Tu, con il tuo gesto, sei qui per ridare al nostro cuore una scintilla nuova. Non è la fine, Gesù, non sarà la fine. Nel culmine dello sconforto tu ci chiedi ancora di credere, di sperare, di donare, di dire sì. E noi, Signore, siamo qui stasera per continuare a sperare con te. Gesù, Signore ricco di misericordia, ti sei fatto uomo per divenire nostro fratello e con la tua morte vincere la morte. Sei disceso negli inferi per liberare l'umanità, per farci rivivere con te risorti, chiamati a sedere nei cieli accanto a te. Buon pastore, che ci guidi alle acque tranquille, prendici per mano quando attraverseremo le ombre della morte, affinché restiamo con te per contemplare in eterno la tua gloria. Gesù, avvolto in un lenzuolo e deposto nella tomba, attendi che, rotolata la pietra, il silenzio della morte sia rotto,
dal giubilo dell'alleluia perenne. Gloria al Signore. Insieme preghiamo. Signore Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per cercarci, per portare a noi l'abbraccio di pace del Padre, l'abbraccio che ci manca e dal quale ci sentiremo guariti e con il quale ci riconosceranno che siamo tuoi discepoli. Tu sei il volto della bontà e della misericordia e vuoi imprimere nella nostra umanità i contorni della tua umanità. Dentro di noi c'è egoismo. Vieni con la tua grande sanità. Dentro di noi c'è orgoglio. Vieni con la tua umiltà. Dentro di noi c'è rancore. Vieni con la tua misericordia. Dentro di noi c'è tenebra. Vieni con la tua luce. Dentro di noi c'è dolore. Vieni con la tua consolazione. Tra di noi c'è divisione. Prendici con noi. Tra di noi c'è rivalità. Prendici con noi. Tra di noi c'è indifferenza. Prendici apprendi in te. Tra di noi c'è diffidenza. Prendici fiduciosi in te. Noi siamo solo uomini. Prendici fratelli in te. Celebrare la via del dolore, vissuto e donato per amore, significa non solo contemplare, non fermarsi al perché, ma andare oltre e chiederci: che senso possiamo dare alla nostra vita? Perché tutto abbia un senso. Possiamo già sentire il profumo della risurrezione. Se abbiamo il coraggio di entrare nel sepolcro del peccato, laddove la nostra umanità ogni volta muore, dobbiamo lasciare che Gesù entri e abiti dentro i nostri sepolcri per trasformarli in luoghi della risurrezione. Accogliamo e viviamo già allora il frutto della risurrezione, che è il dono della pace con cui il risorto saluterà tra qualche giorno i suoi discepoli e noi con loro il pane ricevuto che ci scambieremo insieme alla pace e l'impegno ad essere con la nostra vita nutrimento d'amore per la vita dei fratelli. Scambiamoci un segno di pace e condividiamo il pane della fraternità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio, onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo a casa.